Non mi sento un granché in forma, a dire il vero. Ecco, in realtà non ricordo nemmeno come sono finito qui. Dove sono? Che posto è? Ricordo solo Lisa. Lisa. Enrico si arrabbierà. Devo tornare a casa al più presto. Sì, devo alzarmi da qui. No, non mi sento per niente in forma. Che diavolo succede? Francesco, guarda le mie... Francesco! È scappato un'altra volta. Descrivimi che cosa senti in quelle situazioni. È come se improvvisamente perdessi ogni tipo di controllo che ho sulla realtà. È come se tutto diventasse enorme mentre io rimpicciolisco e quasi scompaio e penso alla morte. Quanto durano queste crisi? Dipende, 5, 10 minuti, a volte di più. Ma non è solo questo. Cioè? Mi sento vuoto. Ogni giorno è uguale all'altro. Continui a prenderle quelle medicine? Nei momenti peggiori. Devi resistere, Francesco. Torna a uscire di casa. Prendi in mano la tua vita. Vorrei farlo, ma temo di non averne la forza. Non sarà sempre così, capito? Ginevra! Ginevra! Salve, prof! Volevo darti questo. È un concorso. È arrivato stamattina a scuola e ho pensato subito a te. Ah, grazie. Se non scappassi ogni volta. È che io... Senti, Ginevra, tu sei brava, hai talento. Pensaci bene. Devi scrivere un saggio. Il tema è il senso di domani. Il senso di domani? Sì, lo so che può sembrare dispersivo, ma può darti molti spunti. Pensaci. Ok, vedo quello che posso fare. Ci conto, potrebbe essere una buona possibilità per te. Ciao. Ciao. Com'è andata la seduta? Come vuoi che sia andata? Se ti girano, lasciamo stare. Senti, non ho voglia di litigare, ok? Ah, non hai voglia di litigare? Scusa se mi interessa un po' mio fratello. Ehi, frena, frena, davvero. Lasciamo stare.
Francesco, sono passati 6 mesi. Non pensi sia ora di voltare pagina? Voltare pagina? Se la terapia non funziona, troveremo un'altra soluzione. Ma è da te per primo che deve partire la volontà. Ma tu lo sai che cosa significa vedere una persona che muore davanti ai tuoi occhi? Senti, Francesco. Ciao, Lisa. Come va? Tanto tempo fa a quest'ora parlavamo praticamente sempre. Sono passati mesi, te ne rendi conto? Io non lo so a dire il vero. Questo messaggio non lo sentirai mai. Spero, anzi, mi piace pensare che dall'altra parte, o ovunque tu sia, anche tu mi pensi qualche volta. Francesco è un bravo ragazzo. Lo so. Purtroppo lo shock che ha subito l'ha buttato giù. Vorrei vederlo solo stare meglio. L'ansia, gli attacchi di panico. Rimane tutto il giorno chiuso in casa. Ci vuole tempo. Soltanto questo può dirmi. Mi dispiace, signor Enrico, ma è così. Lei deve stare vicino a suo fratello. Francesco deve svagarsi, deve rilassarsi, deve trovare qualcosa che lo impegni positivamente. Vuoi una foto? Cosa? Mi stavi fissando? No. Comunque, vi ci hanno mandata qui, io non ne ho bisogno. Nessuno ne ha. Sfutti anche ora? No, assolutamente. Comunque, piacere, Francesco. Ginevra. E da quanto tempo vieni qui? Un mese più o meno, tu? Un po' di più. Posso chiederti il perché? No, certo che no, non mi conosci neanche. Hai ragione, scusa. Ginevra, con me. Stai preparando gli esami? Sì. Lo vedo. Ho i miei metodi, ok? Lo sai che se non passi gli esami papà ti uccide? Sì, lo so. E allora vedi di studiare. Non sono io il cervellone della famiglia. Sei soltanto pigro e stupido. E tu sei davvero molto gentile. Non voglio vederti buttare via la tua vita. Lo facciamo tutti comunque. Non se ti impegni. Senti, mi è passata la fame. E quindi niente, con Lauda è finita così. Ah. Ma mi stai ascoltando? Certo. Di cosa stavo parlando? Di ragazze. Va bene. Comunque, questa sera c'è una gran serata in discoteca e mi serve una spalla. Ok. Trovala. No, devi essere tu. Dai, andiamo, lo sai che non è da me. Non mi va. Quando la smetterai di trovare scuse per non uscire di casa? Magari domani. Dai che ti divertirai. Sì, come no. Inizio un poco a ricordare. Temo di essere davvero vecchio e temo di aver dimenticato molto. Ragioniamo. Ok, la morte di Lisa. Le litigate con Enrico. Esco quell'unica sera per andare in discoteca. Sapevo sarebbe ricapitato. L'ansia, il panico, la paura. Dopo 2 minuti me ne vado. E poi... poi... già, ecco, Ginevra. Sì, all'improvviso me la ricordo. Thank you.
Va tutto bene? Sì. Ah, tu sei quello che ha problemi. Sì, Francesco. Senti, se ti va possiamo andare a bere qualcosa, se non hai niente di meglio da fare. E quindi sei un attore? No, non è che faccio l'attore, sono anche un cane. Però mi piacerebbe, ecco. Gli attori sono tutti dei bugiardi, lo sai. Non lo siamo un po' tutti. Non mentiamo un po' tutti a noi stessi. Devo bere ancora per sopportare il discorso filosofico in arrivo. No, me lo tengo. Comunque tu hai qualche sogno nel cassetto? Io scrivo poesie. Ah, una poetessa. Non avrei dovuto dirlo. Un attore e una poetessa. Conquisteremo il mondo io e te. Comunque, ora che ci conosciamo un pochino meglio, posso chiederti perché vai dalla psicologa? Non mi conosci ancora così bene, Amleto. Ok. Però, se ti va di parlarmi dei tuoi problemi mentali, fai pure. Non è una bella storia. Sei un serial killer? No. Si tratta di una mia amica. Se la faceva con tuo fratello? È caduta in depressione e diciamo che non è finita bene. Ma tranquilla, è successo tanto tempo fa. Mi dispiace. Colpa mia, non avrei dovuto tirare fuori il discorso. Un'altra birra? Sì, dai. Mi sa che siamo un po' brilli. Mi sa. E vai a casa adesso? Sì, ho la macchina. Non dovresti guidare se hai bevuto. Dormirò in macchina. Se vuoi puoi stare da me, non c'è nessun problema. Non vorrei disturbare. Nessun disturbo, tranquillo. Pronto, Francesco? Ciao! Senti, porto a casa un'amica questa sera, ti va bene? E allora? Perfetto, soltanto che tu dovresti andare via. Ma sono le 4 del mattino, dove che vado? Non lo so. Senti, è una questione importante. Sì, va bene, ok, ciao, 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 ciao. Francesco! E questa è casa mia? Posso chiederti dov'è il bagno? Il bagno è di là. Grazie. Enrico! Enrico! Oh. Che fai qua? Esci. Sì. Ma tu vivi solo? No, abito con mio fratello. Dov'è? Adesso non c'è. Allora, guarda, puoi dormire qui, io vado sul divano. Grazie. Non c'è di che. Scusami per prima. Non volevo turbarti con il discorso della tua amica. Non preoccuparti, sto cercando di farmene una ragione. Se ti va, puoi parlarne con me. Grazie. In realtà non saprei neanche che dire. Lei era semplicemente la mia migliore amica. Un giorno mi ha chiamato. Sono andato a casa sua. Ha aperto la finestra. E in un attimo era tutto finito. Che roba. Decrepito e senza memoria. Mi ricordo solo ora di essermi innamorato. La nonna diceva, ci vuole un attimo per innamorarsi,
Occorre una vita per amare. Ginevra, chissà com'è andata. Ci sei ancora? Cosa abbiamo fatto di noi? Bello, vero? È bellissimo. Sapevo che ti sarebbe piaciuto Amleto. Beh, diciamo che è sicuramente uno di quei posti che vorrei vedere prima di morire. E cosa vorresti fare? Quando? Beh, prima di morire intendo, cosa ti piacerebbe fare? Beh, suppongo vincere le mie paure. Che romantico. Ehi. Ehi, banale. E allora sentiamo, lei cosa vorrebbe fare, Miss Originalità? Io vorrei girare il mondo, incontrare nuove persone e avere tante storie da raccontare. E sarei io quello banale? Dimostrami che mi sbaglio. Ok, allora io vorrei un castello col fossato. E io vorrei volare in mongolfiera. Beh, diciamo che vorrei trovare un lavoro. Vorrei... Io vorrei una birra migliore di questa. Allora, Ginevra, come va? Va bene. Va bene? Sì, va bene. Sono contenta. E dimmi di più. È che ho conosciuto un ragazzo. Un ragazzo? E? Quando sono con lui, tutti i pensieri negativi che ho svaniscono e sto meglio, anzi, sto bene. Finalmente. Finalmente sono contenta di sentire una bella notizia così. Però ho davvero paura. Lui non lo sa, vero? No, non lo sa. Pensi che non lo accetterebbe? Io ho perso tutti e non voglio perdere anche lui. Vorrei solo essere forte. Ma tu sei forte, Ginevra. Però dovrà saperlo prima o poi. Sì, lo so. Poi sparirà come hanno fatto tutti. Ma come fai a dirlo? Lo immagino. Sei una brava ragazza, Ginevra. Io non posso dirti quello che devi fare, ma so che farai la scelta giusta. Francesco, ma perché vieni sempre qui? Vuoi farmi prendere un colpo, forse? È già la terza volta che vieni qui. Credo che questo tipo sia qualcuno che deve starmi dietro. Che seccatura. Poverino, sarà anche un bravo ragazzo. Ma da qui in poi vorrei non ricordare più. E invece ora lo rivedo. Il momento in cui ho scoperto anche quella verità. Quello che Ginevra mi nascondeva. Il motivo per cui aveva già litigato con molte altre persone. L'operazione al cuore. Lo scoprì una notte. Le arrivò un messaggio. Mi disse che aveva sbagliato. Che lo faceva soltanto perché ci teneva. Io so che me ne sono andato e al momento non ricordo altro. Ciao Lisa. Passa il tempo, ma sei l'unica a cui posso ancora parlare. Non so nemmeno se mi ascolti, però dimmi cosa devo fare. Ginevra, questa ragazza, io credo di essere davvero innamorato, capisci?
e poi di punto in bianco vengo a scoprire che deve fare questa operazione, che non è per nulla facile e non me ne ha mai parlato. Non ha quasi più nessuno, un po' come me. E vorrei tanto starle vicino, ma mi sento preso in giro. Che faccio? Non so se riuscirei a sopportare un'altra caduta. Ma per quale motivo avete litigato, quindi? Ma perché lei non mi ha detto niente. È una cosa abbastanza importante, non credi? Capisco, ma credo che per lei non sia stato così facile. Beh, sì, sicuramente, è che... non lo so, sono rimasto soltanto un po' deluso. E quindi non credi sarebbe meglio chiarire? Forse alla fine non sono diverso dagli altri. Che intendi? Ho già perso un'amica importante, non voglio perdere anche lei. Hai paura? Ho tanta paura. Quando avevi 9 anni... Eccolo che ricomincia. No, ascoltami. Quando avevi 9 anni e la nonna stava male, ti ricordi cosa hai fatto? Scusa, ma che c'entra con la mia situazione? Tu sei andato da solo in ospedale, soltanto per salutarla. Non eri in grado di far niente, eri piccolo. Eppure sei arrivato fin lì. Poi mi siete venuti a prendere, però. E poi la nonna se n'è andata. Sì. E tu ti sei pentito di essere arrivato fin lì? Certo che no. A cosa pensi prima di dormire? Alla fine sono tornato a casa. Sì, perché è davvero casa mia. E chi se la ricordava? Non ho nemmeno il coraggio di togliermi il cappello. Ho paura di non avere più i capelli. Lasciamo così. Ho avuto un'idea, però. Ho chiesto al mio nuovo amico se da qualche parte c'è ancora il mio vecchio computer. È il mio unico modo, forse, per ricordare cos'è successo poi. Continuavo a ripetermi che non ero sola, ma ovunque mi voltassi vedevo solo il mio riflesso. Sentivo il tempo scandito nella mia testa come un orologio. La clessidra si svuotava un granello alla volta. È la morte che dà senso alla vita, ma stai vivendo o stai solo sopravvivendo? Tirati su, non puoi arrenderti ora, fallo per te stessa, per quelli che ti amano. Arranco nel buio. Uno sciacallo ha soffiato sull'ultima candela rimasta accesa. Non vedo più nessuna ragione per rialzarmi. Il silenzio è assordante. Sento delle mani attorno al petto. Sono le mie. All'improvviso vedo una luce. Mi avvicino come un bimbo attratto dalla fiamma di un camino. Ti prego, non bruciarmi anche tu. Per qualche ragione so che non lo farai e mi abbandono tra le tue braccia.
granelli di sabbia smettono di cadere. Come hai fatto a fermare il tempo? Emani una luce così forte da riempire tutta la stanza. Cadiamo solo per imparare a rimetterci in piedi. Ora il domani non mi spaventa più. Non mi importa come andranno le cose. Io rimango con te. Qualunque cosa accada. Sono sempre io. Volevo soltanto dirti che va tutto bene. Non so come andrà avanti la storia, ma ora come ora la bloccherei qui. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see your pretty face, cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do.